Ciao, sono Carlo, benvenuto in questa nuova pillolina di basso dove vado a condividerti delle utili risorse per poter studiare con il basso, perché diciamolo, per noi bassisti la vera dimensione è quella con il gruppo, quindi con batteria vera, chitarra, voce, eccetera. Però in realtà quando poi siamo a casa rimane difficile suonare e studiare da soli solo con il basso e quindi ci sono delle utili risorse che io ti consiglio e ti condivido in modo da potersi divertire di più quando si studia. Allora, la prima è questa GrooveScribe, che è su un sito di un batterista, mi sembra americano, che lo condivide gratuitamente, in cui tu puoi programmare in maniera proprio molto semplice, oppure ce ne sono anche già di preimpostate, delle batterie semplicissime, normalissime. Ok, colpi molto secchi, quindi molto utile per lavorare sulla precisione. Poi puoi comunque cambiare e aggiungere dei colpi, ad esempio la doppia cassa, semplicemente con due clic. Ok, puoi andare a modificare, oltre alla velocità, è importantissimo. Poi qua sopra c'è il BPM e puoi farti il BPM che vuoi. Io condivido tutto questo sul mio sito, allora lo trovi, altro, www.carlochirio.com, altro, groove di batterie, e qua ti trovi varie cose. Innanzitutto alcuni preimpostati presi da quel sito che ti ho fatto vedere prima, in cui clicchi solo qua, metti a velocità e lui parte. Questo è il 4 quarti normali. Poi questi che sto usando moltissimo con i sedicesimi per lavorare bene sulla precisione ritmica, quindi avere una ghiera di sedicesimi che girano per interiorizzare bene il tempo, scandirlo e guardare la tua precisione ritmica. Poi c'è questo, ancora più cattivo, solo sedicesimi senza altri punti di riferimento. Anche qua selezioni comunque la tua velocità. Quindi mette solo la cassa sull'1. Questo è più cattivo di tutti perché tu devi andarti a immaginare gli altri dove la partenza del 2 quarti, il terzo quarto e il quarto quarto, quindi molto difficile, serve per interiorizzare appunto bene il tempo. Qua ce ne sono alcuni, se no fai batteria programmabile e ti apre questa pagina di Notion che guardavamo prima, dove ce ne sono altri preimpostati, tipo anche questo di studiare a 40 bpm, molto lento, soltanto con il quarto, quindi anche qua precisione ritmica, tempi molto lenti, in realtà poi il tempo puoi mettertelo tu, volendo anche di meno. 12 ottavi, 3 quarti, quelli un pochettino più, i tempi un po' più utilizzati, e poi questo che puoi andarti a modificare tu. Sempre sul mio sito abbiamo anche delle batterie invece un po' più elaborate, quindi stile rock, funk o shuffle, che ho fatto io, ho caricato dei video su YouTube e li ho raccolti in questa pagina con le velocità da 60 a 130, ad esempio per il funky. Quindi ti metti qua e fai partire la base e lui va a 2 minuti e mezzo con un groove. Quindi suoni un pochettino più, appunto, come ti dicevo prima, elaborati, un po' più caldi. Chiaramente queste sono solo alcune delle risorse che io utilizzo, ne uso anche altri, magari farò un video specifico. A me sono comode perché avendo magari il tablet o il computer davanti, in un attimo li faccio partire, riesco a gestire bene le velocità e sono quelli più comodi da usare. Ma ce ne sono anche altri, infatti ti invito qua sotto nei commenti, magari scrivimi cosa utilizzi tu, se ne conosci altri comodi da usare, e così apriamo un pochettino un confronto. Ok, grazie ancora per aver visto questo video, spero che ti sia utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto Carlo.